Chef, che c'è oggi? Una cosa proprio salata, un po' di pesce sto. Ma tu non sei pizzaiolo? Sì, c'è il forno. Il forno a legna sotto. E non bruci. E non possiamo pensare. Allora, no, quando vogliamo? Ah, c'è sti... struccatura? Un po' di struccatura. Ma quanta... struccatura, struccatura, ma mangio non bevo l'ora. Che paese, che c'è? E quanto ci vuole ancora? Ma fa ogni cosa, ora l'occhio, noi mangiamo questo stocchio. Questo stocchio? Ma non un chilo, ma un brugione. Un chilo. Ma che dici che sono 10 kg? Scusa, scusa. Faccio la mia presa qua a mezza. Prego, chef. Mi dicono le distanze. Chi parla? Chi parla? Parla. Ma che bella, ma che bella, che bella! Stai andando a Zagarella! Grazie! La mascherina di noi. La mascherina sulla è più bella! Non dico serio! E fatto! Bim, bim! Spesso fa questo. Che dopo si viaggia? Sì, avanti a rete. E ci disse, ma dove sei stato? No, è a San Ciricù. Ciricù. Io vediamo a segnare questa cosa, che San Ciricù è San Ciriaco. Gliel'ho detto al professore Minuto, non solo, ma è anche genitivo, il greco, cioè di San Ciriaco. Quindi era una proprietà del monastero di San Ciriaco. Esiste il monastero? No. Ci saranno le fonti che lo attestano. La fonti, c'è Ciro, ma quella viene arrivare San Ciricù. Nella domanda, San Ciriaco. Sì, perché lui sai dove abita, in via Dia. Sì, sì, San Ciriaco. In questo passaggio obbligato per gli animali, in particolare credo per i cinghiali, qualche bracconiere ha posizionato una trappola, un cappio con un cavo d'acciaio, ora in parte disarmato perché fuori asse rispetto al tracciato del percorso, e che
fa sì che il cinghiale, soprattutto se di notte, ci finisca dentro con la testa, e più tira, più stringe, più si impicca. Passaggio obbligato comunque di interesse dei cinghiali, perché porta ad una pozza dove abitualmente si dedicano alla pulizia della cotetta.